Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversarono la Galilea. Ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso dopo 3 giorni risorgerà». Egli però non capivano queste parole ed avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarneo. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?» Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Sedutosi chiamò i 12 e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro: «Chi accoglie un solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Parola del Signore, lode a te, o Cristo. L'acclamazione al Vangelo: quando a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, per mezzo del quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. E dal Salmo responsoriale: affida al Signore la tua vita. Sì, cari fratelli e sorelle, chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato, cioè Dio Padre Onnipotente. Ed è proprio così, cari fratelli e sorelle, che se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Credo che più grande di queste parole poco ce n'è. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.